lavoro, quindi mi faceva veramente piacere esserci, fermo restando che ci rivedremo presto, vediamo di fare un incontro magari anche la settimana prossima a Casoria, possiamo fare una cena insieme, adesso vediamo di organizzarci per stare un po' insieme, adesso mi sentirò con Fabio, con Mario, con i ragazzi del gruppo fantastici che stanno sul territorio ormai da anni e cerchiamo di organizzarci con una data il prima possibile. Io vi posso dire soltanto una cosa, oggi stavo leggendo la rassegna stampa dei quotidiani inglesi e i quotidiani inglesi ci danno come il movimento che porterà circa 21 parlamentari in Parlamento europeo segnerà un risultato storico, non è mai successo che un movimento esordiente portasse più di 15 parlamentari in Parlamento europeo, noi ne porteremo al nostro esordio oltre 20, segneremo un risultato storico che non è per farci belli, ma perché si abbatterà sulle istituzioni europee uno tsunami, ci guarderanno da tutta Europa, cominceranno a nascere i movimenti 5 Stelle in tutti i paesi europei, nascerà una nuova rete di movimenti, che porterà in Europa dei temi importanti. Prima un giornalista qui che mi stava intervistando telefonicamente qui in Friuli mi chiedeva cosa ne pensassi della Terracchiani e diceva che noi siamo coloro che vogliono affossare l'Europa. Sì, noi vogliamo affossare questa Europa prima che lei affossi noi. Dobbiamo essere orgogliosi perché per i trattati che ci stanno venendo incontro e per le direttive europee che ci stanno venendo incontro, o ci muoviamo noi o verremo travolti. E siccome PD e PDL hanno dimostrato, scusate Forza Italia, che hanno dimostrato in questi anni di non avere un minimo di spina dorsale per affrontare la Germania, noi questa volta ci andiamo in Europa una volta tanto, una volta per tutte, per difendere i poteri, per difendere l'Italia, visto che abbiamo avuto politici in questi anni che sono andati in Europa per aiutare la Germania. Io non ce l'ho con la Germania, ce l'ho con quei politici senza spina dorsale che non sono stati capaci di fare nulla per questo paese, che non si sono opposti ai trattati che hanno svenduto la nostra agricoltura, che hanno fatto delocalizzare le nostre aziende, che hanno reso sempre più potenti i grandi industriali quando il 95% della nostra economia è fatta di
cittadini semplici, che si dimettano gli stipendi, che non prendono i borsi elettorali, che non hanno lobby alle spalle, questo movimento si sta battendo per fare il primo in Italia contro dei mastodonti che prendono rimborsi elettorali, hanno clientele e lobby dietro che sedimentano e alimentano da 20 anni. Io credo che abbiamo già vinto, adesso è solo una questione di risultati, ma abbiamo già vinto. Noi abbiamo abbattuto Forza Italia, che ormai non vediamo neanche più dallo specchietto retrovisore. Forza Italia è bloccata, inchiodata al 14, al 15, è quel partito che ci accusavano sempre che noi facevamo vincere, se vi ricordate, ci dicevano che facevamo vincere Berlusconi perché non ci alleavamo col PD. Ma di cosa stiamo parlando? Tolto di mezzo Berlusconi, adesso tocca a questo nuovo Berlusconi, questo che vi dice che mette 80 euro in più in busta paga, vi mette 80 euro in più in busta paga a chi una busta paga ce l'ha, e dall'altra vi aumenta le tasse fino a 32 miliardi di euro. Oggi c'è una stima di Federimprese che spiega come con l'aumento dello IUC, della TASI e della TARI può arrivare fino a 32 miliardi di euro di tasse di aumenti rispetto ai 10 miliardi che mettono in busta paga e dicono di mettere in busta paga con gli 80 euro, svendendo una parte della RAI e non abbassando il canone. Quindi non c'è neanche nessun guadagno da questo risparmio che si chiede alla RAI, visto che il canone pagate sempre lo stesso. Abbiamo di fronte il nuovo Berlusconi, ma io ne parlo dal punto di vista di quello che ha intenzione di fare. Vuole fare 20 anni al governo di questo paese per finire di svendere questo paese, vuole svendere i giovani di famiglia, vuole aumentare la precarizzazione, ve l'avrà spiegato sicuramente Sergio Puglia bene, e non vuole dare nessun vantaggio ai cittadini normali, perché il suo governo è totalmente espressione di grandi gruppi di potere. Basta vedere chi c'è al MEF e chi c'è al MIT. Il MEF, Economia e Finanze, c'è un certo Padoan che era il consulente di Giuliano Amato quando misero le mani nei conti correnti degli italiani negli anni 90 per fare il prelievo forzoso, e invece al MIT c'è la Guidi, che è la figlia dell'ex presidente di Confindustria, lei presidente dei giovani di Confindustria, e questo è il leitmotiv di questo governo. Un'ultima cosa, tutti i sondaggisti sono d'accordo sul fatto che siamo la prima forza politica del sud Italia e delle isole, ma non è una questione, ricordiamocelo bene, non è una questione di sud e nord, è un problema legato all'età. Il sud è più giovane e noi siamo la prima forza politica fino a 50 anni d'età tra i cittadini. Negli over 55 caliamo. Noi dobbiamo chiedere questa volta agli anziani di darci una mano, perché se loro si svegliano, se loro smettono di votare quelli là che gli hanno abbassato le pensioni o che addirittura gli hanno aumentato l'età pensionabile, se svegliamo loro, noi diventiamo la prima forza politica di questo paese